Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi leggerò questo libro. Partirò dal primo segno, ovvero il segno dell'ariete. Volevo avvisarvi che, cosa che avrete sentito dire spesso in questi video, sono un po' malata, ho la laringite e quindi forse non è il momento migliore di registrare questo tipo di video, ma è l'unico tempo che ho per farlo. Quindi se dovessi fermarmi un po' più volte e tossire, mi spiace, non sarà un video molto ASMR, ma almeno riesco a leggervi qualcosa come avevo promesso tipo mesi, anni fa. Quindi partiamo con il segno dell'ariete. Personalità e carattere. L'ariete si sgranchisce nell'aria di marzo, primavera dello zodiaco. È un segno giovane, fatto di giovani, qualunque sia la loro età. Il cielo è un invito, l'aria fresca e rugiadosa, la cautela è assurda, la prudenza è un vizio. L'ariete è un temperamento impulsivo e irruente, troppo incalzato da progetti e sogni eccitanti per fermarsi a riflettere. Se durante il temporale un suono di una mira percosse attraverso il cielo, non è un tuono, ma l'ariete, che tra l'infuriato e il divertito, tenta di sfondare il muro della grandinata ai primaverili. È un segno maschile di fuoco, un fuoco bambino che divampa alla svelta, come un fascio resinoso troppo bello e ardente per durare a lungo. L'ariete stupisce per la sua impetuosità, si getta nella mischia a testa bassa, ma il primo ostacolo che incontra gli affloscia le vele. Mentre la mattina si prepara davanti allo specchio e elabora piani per ribaltare il mondo, eppure davanti alle prime difficoltà che incontra si sente seriamente in crisi. Ma un ariete fortunato che fa centro al primo colpo è una forza della natura, un vulcano. Basta non chiedergli di perseverare, di tentare una seconda volta, altrimenti si spegne come una lanterna a secco d'olio. È focoso e impulsivo, curioso e indagatore. Vuole cercare e imparare di tutto. Si pone sempre molti quesiti che risolve con il dono dell'intuizione. Intuizione che, purtroppo, a volte lo tradisce, facendogli commettere grossi errori di valutazione. L'impazienza lo sospinge e quasi mai si sofferma abbastanza prima di compiere un passo decisivo. L'ariete ha il complesso del capo, scalpita se non si sente al vertice. Un briciolo di presunzione attraversa i suoi pensieri, è indulgente con i propri sbagli. Entra di frequente in crisi ma recupera la svelta. In definitiva, si ama parecchio. Amore. L'amore per l'ariete è un concentrato esplosivo di impulsività e coinvolgimento, egocentrismo e dedizione. La sessualità in tutta la natura si risveglia in primavera, soprattutto per l'ariete, che ha una grande prorompenza virile esaltata dal sole che cresce all'orizzonte. L'immaginazione erotica si accende alla minima provocazione e il gioco sottile del corteggiamento e della seduzione anticipa quasi sempre la concretezza dell'atto amoroso. Il nostro ariete ha un'impulsività che si esprime senza ritegno, ma come in fretta si accende, altrettanto in fretta si distrae. La voglia di cose nuove lo sospinge altrove, dovunque trovi che riesce a tenerlo perennemente sulla corda. Di colpi di fulmine ce ne sono parecchi nella vita sentimentale dell'ariete, e ogni suo amore è palpitante, febbrile, geloso e divorante, unico, nel senso che ne vive uno per volta, salvo poi concedersene diversi in rapida successione. Chi si offende facilmente, chi non è disposto a perdonare, chi vive di certezza, la vita dura con lui, che è un ottimo amante, ma capriccioso e un po' infantile davanti ai problemi di ordine affettivo. Lavoro. Tutto quello che è rapido, eccitante e pericoloso e che non comporta il dover ubbidire è fatto apposta per l'ariete. Il suo mese è marzo, il mese in cui nel lontano passato si dava inizio alle campagne militari. Sotto questo segno guerriero sono nati soldati famosi. Il temperamento collerico ne fa un combattente nato e un acceso polemista, sia che la lotta richieda armi o il fuoco della dialettica. I suoi sport di elezione sono quelli veloci, competitivi e individuali: corse in auto o moto, pugilato, tennis, scherma, calcio. È renitente alle critiche. L'orgoglio ferito può renderlo pericoloso e velenoso. Vive di progetti, getta a piene mani lungo la via i semi, ma poi non si concede il tempo di aspettare e lascia che siano altri a raccoglierne i frutti. Si trova spesso in posizione di comando. In qualsiasi attività la sua forza di penetrazione è grande, ma la potenza del segno è ambivalente, può fertilizzare o distruggere. Comunque l'energia, la vitalità incandescente, l'intensità istintiva sono tutti doti che suggellano l'opera che esce dalle mani dell'ariete. Forma fisica e bellezza. Proprio come l'animale di riferimento simbolico, l'ariete ha il suo centro di forza nella testa, punto strategico e delicato, da proteggere con grande cura. Più dal freddo che dal caldo, perché tra il sole e il fuoco dell'ariete c'è un patto di antica alleanza. Le
Legano l'ariete alla sua stagione le sensazioni benefiche che nascono dall'oro del sole, dal profumo dell'alloro, dai freschi biancospini e ancora da genziane, anemoni, pulsatille. Sta bene vestito di rosso, con un rubino al dito, avvolto da essenze maschili come il sandalo e il tabacco. Il suo fiore è il geranio scarlatto, o il gladiolo dalle foglie appuntite. Se gli capita di attraversare una fase di stanchezza, si irrita, ma poi ha riprese spettacolose. Il suo nemico è il logorio nervoso, e in età avanzata dovrà curare l'alimentazione per prevenire anemia e indurimento delle arterie. Se nel corso di una giornata frenetica comincia ad avvertire un cerchio alla testa o si accorge di avere reazioni isteriche, è assai probabile che sia corto di un sale inorganico, il fosfato di potassio, ricostituente delle cellule cerebrali di cui il suo organismo ha uno straordinario bisogno. Accordi con gli altri segni. Il fuoco dell'ariete simpatizza col fuoco del leone e del sagittario, ma non con quello di un'altra ariete perché possono insorgere conflitti di competenza. Con l'area della bilancia dell'acquario l'accordo può esistere con risvolti stimolanti, ma con qualche tensione di troppo, mentre con i gemelli l'intesa è complice e intrigante, cameratesca più che sentimentale. Con Cancro e Capricorno meglio lasciar perdere e girare alla larga. Con Vergine e Toro il discorso è aperto, sia pure con qualche incognita. Se l'acqua del Cancro spegne addirittura l'ariete, l'acqua dei pesci è disposta a lasciarsi intiepidire e l'acqua dello scorpione può entrare in ebollizione. La loro intesa sessuale può riservare follie da capogiro, a patto che questi due grandi individualisti siano disposti entrambi a sacrificare qualcosa in favore dell'altro, il che assomiglia davvero all'amore. Gusti alimentari. Di solito l'ariete mangia per sopravvivere, non il contrario. Quindi non ha difficoltà a scegliere soprattutto quello che gli fa bene. Dovrà abbondare in barbabietole, lattuga, cetrioli, mele e limoni. Inoltre, per arricchire il sangue, gli ci vogliono alimenti ricchi di ferro come latte, formaggio, fagioli e pane integrale. La carne sarà magra, cotta arrosto o comunque cucinata con pochi condimenti. Ottimi per lui gli ortaggi e foglie verdi sui quali l'energia solare ha esercitato la funzione clorofilliana. Per tenere giovani e pulite le arterie, dovrà limitare l'uso di grassi animali. Tè e caffè possono metterli in crisi. Con prezzemolo, aglio, mente e timo non solo profumerà la sua tavola, ma salvaguarderà anche la sua salute. Bene, questa era la fine dell'introduzione dell'ariete, ora passiamo alle ricette. Prima ricetta. Insalata campagnola, ingredienti per 4 persone. 4 patate, un peperone, 4 pomodori, un mazzetto di rucola, 2 cipollotti, 100 g di salame campagnolo tagliato a fette un po' alte. 2 uova, 100 g di olive nere, un mazzetto di basilico, sale, una tazza di maionese Kraft, sale, pepe. Vi ricordo che questo è prodotto da l'edizione esclusiva di Astra e Kraft, per cui ci saranno molti prodotti Kraft, chiaramente. Allora, fate lessare le patate ancora con la buccia, scolatele, lasciatele raffreddare, sbucciatele e tagliatele a dadini. Fate rassodare le uova, lavatele e tagliate, lavate e tagliate a listarelle i peperoni e la rucola. A spicchi i pomodori e a rondelle i cipollotti. Tagliate a bastoncini sottili il salame e tritate finemente il basilico. Mescolate la maionese con un paio di cucchiaiate di latte ed il basilico. Regolate di sale e pepate. Disponete tutti gli ingredienti preparati su un piatto di portata o in una insalatiera e completate l'insalata con le uova tagliate a spicchi e le olive. Servire a parte la maionese preparata. Qui c'è la foto dell'insalata campagnola, come potete vedere, cioè è una foto molto anni 80. Qui ci sono i pomodori, i cipollotti, il peperone, le olive, le uova, il salame. La maionese Kraft non c'è, che è l'unica cosa che avrebbe dovuto esserci, ma vabbè. Passiamo alla seconda ricetta: spirali al curry. Ingredienti sempre per 4 persone. 4 fette di prosciutto cotto del peso di circa 30 grammi ognuna, un cucchiaio di curry, 4 carote, una confezione di gelatina istantanea, un mazzetto di rucola, una decina di fette di pane di segale, 100 g di burro, sale. Preparate la gelatina seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, poi mettetela a raffreddare in un largo stampo così da ottenere uno strato allo spessore di un paio di centimetri circa. Raschiate le carote, fatele lessare, raffreddare e passatele attraverso un levatorsole in modo da ottenere 4 cilindretti dello stesso diametro. Lavorate il burro già morbido fino ad avere una crema a cui aggiungerete il curry ed un pizzico di sale. Suddividete il burro in 4 parti e salmatelo sulle fette di prosciutto. Stendete poi sopra qualche fogliolina di rucola. Appoggiate su di esso un cilindretto di carota ed infine arrotolate bene ben strette le fette di prosciutto in modo da ottenere 4 involtini.
Avvolgete gli involtini in un pacco di alluminio da cucina e metteteli in frigorifero per un paio d'ore. Trascorso questo tempo, affettate gli involtini e con un tagliapasta rotondo ricavate dal pane tanti tondini quanto sono le fettine ottenute dagli involtini e del diametro leggermente superiore. Con lo stesso tagliapasta, ritagliate altrettanti tondini di gelatina che sovrapporrete a quelli di pane. Completate la preparazione appoggiando le spirali colorate sulla gelatina e guarnite con qualche foglioline di erba aromatica. Anche qui abbiamo fortunatamente una foto e questo è il risultato. Le carote, la gelatina che si vede, si intravede, si capisce qual è che si vede, forse questo si capisce che c'è della gelatina. Andiamo avanti che abbiamo altre 7 ricette da leggere. Crema di piselli con crostini alle erbe. Ingredienti per 4 persone. 500 g di piselli sgranati, anche surgelati. Mezzo litro di latte, 4 dl di brodo, no, un quarto di panna fresca, 30 g di farina, 80 g di burro, qualche foglia di lattuga, qualche fogliolina di menta, un porro, 3 panette di Philadelphia alle erbe da 20, da grammi 25. Penso che siano quei quadratini di Philadelphia che ci sono da una vita. Panca al re, sale, pepe verde. Mettete in un tegame il porro lavato e tagliato dalle sterelle, i piselli, le foglie di lattuga lavate e tagliuzzate e 40 g di burro. Fate leggermente rosolare gli ingredienti, poi bagnate con un bicchiere di acqua. Salate, pepate e cuocete per circa un quarto d'ora. Nel frattempo, con il burro, la farina e del latte, preparate una besciamella. Trascorso il tempo indicato, passate al mixer i piselli ed unite la purea ottenuta alla besciamella. Mescolate accuratamente con una frusta ed unite la quantità di brodo necessaria per ottenere un composto cremoso. Mettete la casseruola sul fuoco, unite la panna, la menta tritata, regolate di sale e pepe e continuate la cottura a fuoco basso per una decina di minuti. Tagliate il pan carré a tondini o a triangolini, fatelo tostare in forno e sfumatevi sopra il Philadelphia alle erbe. Servite la crema con i crostini preparati sui quali avrete distribuito qualche granello di pepe verde pestato. E anche qui abbiamo una foto della crema e dei crostini. Filetto impepato alle verdure. Ingredienti per 4 persone: 800 g circa di filetto di manzo, una carota, una cipolla, un gambo di sedano, 100 g di burro, sale, pepe nero. Mondate, lavate e tritate finemente il sedano, la carota e la cipolla. Mettete il trito in una casseruola ovale con 50 g di burro e fatelo leggermente imbiondire. Appoggiate il filetto che avete in precedenza legato sulle verdure. Cospargetelo con abbondante pepe e fatelo rosolare per qualche minuto a fiamma alta, girandolo un paio di volte. Unite ancora 50 g di burro, abbassate la fiamma e coprite la casseruola con un coperchio, quindi continuate la cottura per circa 20 minuti. A cottura ultimata, saltate la carne. Salate la carne, toglietela dalla casseruola e tenetela in caldo. Poi passate il forno di cottura al mixer, distribuitelo su di un piatto da portata riscaldato e appoggiatevi sopra il filetto affettato. Servite con un contorno di verdure lessate e passate in padella con un poco di burro. Anche qui, foto del filetto. Alla frutta. Ingredienti per 4 persone: una confezione di pasta sfoglia surgelata, una dozzina di fragole, una dozzina di lamponi, 200 g di panna montata zuccherata, un paio di cucchiaiate di gelatina di albicocche, margarina Vallée. Fate scongelare la pasta sfoglia a temperatura ambiente e poi con il mattarello stendetela nello spessore di 1 cm scarso. Con un coltello suddividete la pasta in 8 rettangoli che appoggerete sulla lastra del forno unta con la margarina Vallée. Con un coltellino ben affilato praticate sui bordi della pasta delle piccole incisioni verticali in modo da facilitare la lievitazione. Sulla superficie dei rettangoli praticate una leggera incisione circa mezzo centimetro dai bordi in modo da formare una cornice. Mettete la lastra nel forno a 200 gradi fino a che i gessini non saranno ben gonfi e dorati. Fate sciogliere a bagnomaria la gelatina di albicocche. Ah sì, un paio di cucchiaiate di gelatina di albicocche, non mi ricordavo che ci fossero gli ingredienti, erano un po'. Mondate e lavate la frutta, a cottura ultimata fate raffreddare i cestini di sfoglia, poi aiutandovi con un coltellino togliete la parte interna della superficie incisa in precedenza. Distribuite la panna montata nei cestini, disponetevi sopra la frutta e lucidatela con la gelatina di albicocche. E qui abbiamo una grande foto che occupa addirittura 2 pagine. La ricetta successiva invece senza foto è la crema al cocco. Ingredienti per 4 persone: mezzo litro di latte, 4 uova, 4 cucchiaiate di zucchero, una bustina di vanillina, 200 g di cocco essiccato grattugiato, 100 g di panna montata leggermente zuccherata, un cucchiaio di farina, 100 g di cioccolato fondente e rum. Mettete
Mettete il latte in una casseruola con il cocco, portatelo ad ebollizione, togliete la casseruola dal fuoco e lasciatelo raffreddare. Filtrate il latte attraverso un canovaccio e strizzatelo in modo da spremere bene tutto il succo del cocco. Sbattete i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema gonfia e chiara. Untivi la farina, la vanillina e, poco per volta, sempre mescolando, il latte al cocco. Mettete la casseruola sul fuoco e, continuando a mescolare con una frusta, fate spessire la crema. Fatela raffreddare, poi incorporatevi delicatamente la panna montata. Distribuite la crema in 4 coppette e decorate con il cioccolato fuso con il liquore. Mettete le coppette in frigorifero fino al momento di servirle. Le ultime 3 ricette, anche queste qui tutte senza fotografia, per cui dovete immaginarmi. Io odio quando ci sono ricette senza fotografia, onestamente, preferisco sempre avere una foto di riferimento, però purtroppo non ci stavano tutte le foto. Soufflé al basilico. Ingredienti per 4 persone: 70 g di margarina vallè, 60 g di farina, 50 g di grana grattugiato, 2 mazzetti di basilico, 30 g di pinoli, 1 spicchio d'aglio, 4 uova, olio, pangrattato, mezzo litro di latte, sale e pepe. Trattate il basilico insieme all'aglio e di pinoli, untate un paio di cucchiaiate di olio e mescolate bene. Fate sciogliere 50 g di margarina vallè in una casseruola, unitevi la farina, fatela tostare per qualche istante, poi fuori dal fuoco e sempre mescolando, unite il latte tiepido. Rimettete la casseruola sul fuoco e, continuando a mescolare, fate spessire la besciamella. Togliete la casseruola dal fuoco, salate, pepate, unite il tritolo di basilico, il grana e uno per volta i 4 tuorli, non aggiungendo il successivo se il precedente non sarà stato ben assorbito. Lasciate intiepidire il composto, poi aggiungetevi, molto delicatamente, gli albumi montati a neve ben soda. Versate il composto in uno stampo unto con la rimanente margarina vallè e spolverizzate di pangrattato. Mettete lo stampo in forno a 190 gradi per circa 30 minuti. A cottura ultimata estraete il soufflé dal forno e servitelo immediatamente. Fagiano in salsa di cipolle. Ingredienti per 4 persone: un fagiano, 2 cipolle, 2 dl di vino bianco secco, 250 g di panna, 100 g di burro, 8 fette di pane casereccio, sale, pepe, facoltativo un vasetto di gelatina di Ribes. Preparate il fagiano per la cottura, saltatelo e preparatelo sia esternamente che internamente. Fatelo rosolare bene da tutte le parti con 50 g di burro, poi trasferite la teglia in forno a 180 gradi. Non appena il fagiano sarà cotto, toglietelo dalla teglia e tenetelo in caldo. Versate 11 litri di vino nel fondo di cottura, mettete la teglia sul fuoco e sgrassate il fondo asportando il grasso che verrà in superficie. Mettete le cipolle tritate finemente in una casseruolina con il rimanente burro, fatele dorare lentamente per qualche minuto, poi unitevi il vino rimasto, fatelo evaporare a fiamma vivace, saltate e pepate e fuori dal fuoco unite la panna ed il fondo di cottura sgrassato. Fate sobbollire per qualche minuto, quindi passate la crema al mixer prima e dal setaccio poi. Servite il fagiano tagliato a pezzi e irrorato con la salsa di cipolle. Accompagnate questo piatto con il pane abbrustolito e, se l'accostamento insolito vi piace, servite in ciotoli individuali la gelatina di Ribes. Carciofi profumati. Ingredienti per 4 persone: 8 carciofi, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, un rametto di menta fresca, un limone, olio, sale e pepe. Private i carciofi delle foglie esterne più dure e spuntateli in modo da eliminare le spine. Allargate le foglie dei carciofi e, penetrandolo con un coltellino affilato, togliete il fieno. Lasciate i carciofi 5-6 cm di gambo, che priverete della parte esterna più dura. Mettete i carciofi così preparati in acqua acidulata con il limone, in modo che non anneriscano. Mondate il prezzemolo e la menta, trattateli finemente insieme all'aglio e raccogliete il trito in una ciotola. Insaporite il trito con sale e pepe, unite qualche cucchiaiata di olio e mescolate bene. Distribuite il composto preparato all'interno dei carciofi ben scolati e disponeteli con il gambo in su in una pirofila in cui stiano ben vicini uno all'altro. Mescolate in una ciotola 3 cucchiai d'acqua con 6 cucchiai d'olio, un po' di sale e un po' di pepe. Versate questo miscuglio sui carciofi, coprite la pirofila con dell'alluminio da cucina e mettetela in forno a 180 gradi per un'ora circa. Trascorso questo tempo, verificate che i carciofi siano ben teneri, serviteli tiepidi. Bene, questa era l'ultima ricetta per il segno dell'ariete, quindi fatemi sapere se questi video vi interessano, ma comunque ormai ho iniziato e dovrò finire tutto il libro. Fatemi sapere se c'è qualche ricetta che vi interessa, se volete saperne di più, magari non è stato chiaro e volete proprio vedere, cioè volete gli ingredienti scritti, ditemelo che magari ve li scrivo in un commento, perché non ce la faccio a scrivere tutte le ricette sotto ogni video, per cui se me lo chiedete lo faccio, se no tanto potete mettere in pausa, mandare indietro, ascoltarvi il video, dovrebbe essere tutto abbastanza chiaro. E fatemi soprattutto sapere se avete intenzione di provare qualche ricetta
chi mi segue della rete mi faccia sapere se si ritrova in queste caratteristiche, se si ritrova nei gusti di questi piatti. Onestamente, io che non sono della rete, sono abbastanza tentata da qualcosa, soprattutto la crema al cocco, mi piacerebbe provarla. E sembra anche abbastanza facile da fare. Niente, come vi ho detto nel video di presentazione, le ricette ovviamente sono un po' particolari perché sono un po' datate, ecco. Sono appunto degli anni, fine anni 80, e quindi tipo anche il fagiano, una cosa che ormai non si usa più tanto, mentre all'epoca era un piatto super chic. Quindi non so se avete facile, se potete reperire un fagiano con facilità oppure no. Insomma, fatemi sapere, ci sono ricette abbastanza semplici, tipo l'insalata campagnola piuttosto che appunto la crema al cocco, e alcune un po' più difficili. Niente, detto questo, grazie per aver visto il video, un bacio e al prossimo segno. Grazie.